Comune di Colle Valdelsa e ADF insieme per rendere la città del cristallo all'avanguardia su reti idriche, sostenibilità e innovazione, grazie ad un programma di interventi e investimenti condivisi che non solo migliora ulteriormente il servizio di distribuzione e riduce ulteriormente la dispersione di acqua, ma ha portato la telelettura su tutto il territorio comunale. Beh, il Comune Colle Valdelsa è uno dei nostri soci più importanti, infatti è molto bello oggi essere qui. Abbiamo parlato di tutte le cose che abbiamo fatto e che faremo nei prossimi anni qui a Colle Valdelsa, anche dentro l'allungamento della concessione, ma la cosa io credo più bella è il rapporto che abbiamo con l'amministrazione. Siamo a loro disposizione, abbiamo un rapporto molto stretto e quindi tutte le azioni sinergiche da un lato permettono un risparmio di risorse, perché voi pensate, quando gli interventi sono congiunti si parla di risparmi di migliaia di euro. Dall'altra parte abbiamo raccontato anche tutti i nostri servizi commerciali, tutto quello che facciamo per le utenze, il bando per le attività imprenditoriali, l'aiuto di 300.000 euro al territorio. Quindi oggi abbiamo, come dire, fatto un passaggio che era rimettere in fila e raccontarvi un po' tutte le cose che stiamo facendo. Insomma, è sempre bello venire a Colle Valdelsa. Sappiamo benissimo che ci sono delle problematiche che riguardano le fognature. Sappiamo benissimo del problema del fosso di Sant'Agostino e di via De Botroni. Con loro abbiamo già fatto tutta una serie di rilievi, di approfondimenti, e anche stamattina con il Presidente ne abbiamo parlato. Poi tutto il ragionamento sulla rete idrica, che è già partito dallo scorso anno, sono stati fatti interventi importanti e ne saranno fatti altri. E questo è il vero rapporto, l'importanza anche appunto di avere delle risposte certe che, anche se implicano delle tempistiche di medio periodo, sicuramente verranno e vengono portate avanti e vengono terminate. Una sinergia che si è concretizzata in un investimento di oltre 120.000 euro per interventi sulle infrastrutture e lavori di bonifica. A Colle Valdelsa abbiamo fatto diversi interventi, perché servire dal punto di vista idraulico una città come quella di Colle Valdelsa, che è in collina e che ha territori sia alti, cioè da servire abitazioni sia alte che molto basse, è molto difficile, perché significa andare a dover lavorare con pressioni molto elevate per poter servire le case più alte, e questo significa sollecitare fortemente le condotte, quindi tutti i nostri sistemi, metterli a dura prova, e di conseguenza le rotture sono più frequenti. Per cui noi stiamo intervenendo sulla distrettualizzazione. Che cosa significa distrettualizzare? Significa andare a creare delle porzioni di territorio diverse per morfologia, servendole con pressioni diverse, e quindi dovendo andare a sollecitare solo una parte di tutte le tubazioni che servono per poter erogare correttamente il nostro servizio. Poi investiremo più su quei territori più soggetti a pressioni alte, e quindi andremo lì a investire più correttamente, a mettere i soldi per poter sostituire queste condotte. Nel 2020 siamo già intervenuti su Via dello Spuntone e Via dei Mille, che per noi rappresentavano negli anni precedenti una difficoltà, perché sono appunto punti dove le pressioni in gioco sono piuttosto alte, e quindi le rotture erano più frequenti. Una progettazione e una programmazione condivisa che per la città di Colle Valdelsa e i suoi abitanti si traduce in efficientamento del servizio all'insegna delle più moderne tecnologie. Su Colle Acquedotto sta facendo lavori importanti, si parla di più di 3 milioni nel triennio, stiamo intervenendo fra l'altro in sinergia nella zona di Piazza Scala e le vie limitrofe per risolvere alcuni problemi, interventi di bonifica nei mesi scorsi su Via dello Spuntone e Viale dei Mille, interventi anche attesi, a fine mese come detto partirà Via Teano, quindi c'è una progettazione, una programmazione condivisa in sinergia con l'amministrazione che ci consente di risolvere anche tante piccole disagi e lamentele che nei mesi si sono accumulati in realtà da inizio mandato. Credo che appunto da qui sia un'importante tappa di un percorso di riavvicinamento fra comune e acquedotto,
per programmare e condividere interventi sulla città. Credo che la situazione poi, anche dal punto di vista fognario, rispetto a quanto è successo nei mesi scorsi, non è così drammatica come è stato rappresentato. C'è comunque un percorso storico che il Comune e poi la società hanno fatto negli anni, che abbiamo semplicemente ripreso, rimesso, riorganizzato per portare a casa dei risultati importanti.